Politecnico di Odessa, alla Facoltà di Studi Nucleari. In particolare siamo col professor Vladimir Kravchenko, 68 anni, un esperto in materia che insegna impianti nucleari. Quindi chi ha meglio di lui si può chiedere cosa sta succedendo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. E lui, prima di tutto, sostiene che il fatto che ci siano dei tecnici ucraini sotto controllo dei militari russi non aiuta la tranquillità e rende più possibile, più facile, più pericoloso un eventuale disastro nucleare. Professore, quindi lei vede un vero pericolo alla centrale di Zaporizhzhia? Ну, я могу сказать, что атомная станция достаточно надежное предприятие. Оно рассчитано на Lui разные dice che мероприятия. sì, la centrale non può essere un luogo di guerra, di combattimento, costruita per Природного resistere a воздействия, disastri ошибки naturali, персонала, o но, конечно, addirittura a не un рассчитано disastro на aereo, работу в военных ma условиях. in una situazione instabile come questa è molto pericolosa. Professore, il sindaco di Zaporizhzhia ha cominciato la distribuzione di pillole di iodio, di medicine preventive nell'eventualità di radiazioni. Cosa ne pensa? По поводу приема таблеток йода я могу сказать, что, во-первых, они должны приниматься Lui dice строго по che è команде molto scettico, dice властей, che по объявлениям по радио, l'esecuzione либо по delle другим pillole di odio средствам deve essere связи. data al momento preciso. Prima rischi semplicemente di И, avvelenarti. E конечно, dopo non в serve, se è другом data troppo случае они tardi. могут быть Quindi è molto совершенно бесполезны. complicato dare queste Это tavolette. имеет значение также еще от состава продуктов, которые попадают в окружающую среду. Professore, la centrale di Zaporizhzhia com'è rispetto alle altre in Ucraina e soprattutto rispecchia gli standard di sicurezza internazionali? Сделала большие выводы после аварии на Lui ci ha Фукусимской атомной raccontato станции. che ci sono quattro централи funzionanti Был più una ferma проведен che è la анализ Chernobyl, этой fermata ситуации, dopo la tragedia возможности dell'86, таких quattro, аварий на tutte dopo il нашей disastro станции giapponese di Fukushima и, sono state соответственно, rimodernate. было проведено Vengono так называемый controllate стресс-тест. dall'AEA, dall'Agenzia Atomica И согласно Internazionale этим тестам, regolarmente, ecco perché è результаты bene che vengano этого ancora анализа a была controllare. проведена E реконструкция. quindi i sistemi di sicurezza То e di есть добавлены prevenzione sono assolutamente su standard дополнительные occidentali дизель-генераторы для internazionali. насосных установок, то есть маневренные малые установки, которые обеспечивают питание насосов во всех экстремальных случаях при обесточивании АЭС. Professore, ma è diceria comune da noi giornalisti che se un incidente dovesse succedere, vista quanto è grande l'impianto, quanto è importante, sarà molto peggio, infinitamente più grave che non Chernobyl nel 1986. Lei ci dice di no.